Bentornati a un nuovo video dei Cinghiali sul Tubo. Quest'oggi vogliamo presentarvi un nuovo titolo uscito da poco su Steam. Si tratta di Divided We Fall. Questa è la schermata che si apre dopo la registrazione del nostro account. In questo caso sto giocando con un account non registrato perché per qualche motivo si vede. Io sto giocando quando ancora il gioco non è uscito. Quindi probabilmente per via di qualche motivo, di qualche problema di registrazione, no? Non riesco ad avere l'account con piena funzionalità. Ma va bene, l'importante è farvi capire di che parla il gioco. E il titolo è un simulatore, strategico, mettiamolo così, di guerra, in cui noi gestiremo quattro soldati in un reggimento. Più precisamente è un gioco mu solo multiplayer dove saremo o i capi o diciamo il capitano del reggimento o comunque saremo a capo dei nostri quattro soldati e dovremo andare quindi non allo sbaraglio ma a seguire le indicazioni del nostro capitano. Vi faccio vedere meglio. Allora facciamo play now, così ci parte in una partita a caso, senza stare troppo a scegliere. Come vedete c'era. Ci sono i rank, quindi come la leaderboard, la classifica globale e tutto il resto. Quindi diciamo che abbiamo anche un obiettivo per quanto concerne il gioco competitivo. Ora siamo in modalità spettatore, quindi andiamo un pochettino in giro. Riesco a farvi vedere intanto la grafica com'è, quindi siamo quasi a volo d'uccello. Possiamo muoverci per la mappa, ovviamente adesso vediamo tutto. Altrimenti, quando saremo effettivamente in gioco, vedremo solamente attraverso gli occhi dei nostri soldati. Spero finisca presto, probabilmente stanno cercando gli ultimi soldati dell'alleanza, o meglio americani. Per ora, almeno mi fa scegliere solamente americani e tedeschi, non ho trovato altre nazionalità. Possiamo equipaggiare i nostri, ecco, abbiamo finito. Possiamo equipaggiare i nostri soldati. Allora, io mi schiererei con gli alleati. Eccoci qua. Almeno bilanciamo un pochettino. Vediamo un po' chi va nell'asse e chi viene con gli alleati. Ok, uno va a pranzo. Ma si parte così. Vediamo se è un'altra mappa, tra l'altro. Il titolo è in accesso anticipato, quindi non è completo al momento dell'uscita. Come avete letto in alto all'inizio, c'era scritto versione 0.7 qualcosa. Quindi c'è, eccola qua giù, guardate, c'è anche scritto qui 0.723, quindi c'è il suo tempo. Allora, non sono il capitano, spero, perché non l'ho mai fatto il capitano e spero di non esserlo io, ma penso maggiormente cambi in base. Aspettate, mi sposto qua. Vediamo un po', forse con i gradi il recluta non sarà mai capo. Mi rimetto qua. Vediamo un po' che bilanciano, io rimango sempre con gli alleati. Vediamo gli ultimi due dove vanno. At the game is starting. Allora il capitano sarà lui, ma è bruttissimo in due. Sì, infatti il capitano ovviamente è lui, ha un grado più alto. Questi sono i miei soldati. Ora lui mi darà delle indicazioni su come muovermi. Ecco, vedete? Mi dice tu vai qua dentro. Ecco, spostiamo un attimo così si vede meglio. Ok, ho capito come mi devo mettere. Mi ha indicato perfettamente. Questo qua giù è l'equipaggiamento dei quattro soldati. Per ora non ho disponibile un equipaggiamento, non so se è dovuto al fatto che non ho un account registrato. Purtroppo nel momento in cui giro e ci ho provato più volte non riesco proprio a registrarmi. Clicco e poi si ferma. Via di corsa, andate, andate, andate e mettiamoci qua. Speriamo di essere noi più veloci. Qua sotto abbiamo le informazioni dei vari soldati. Cos'è? Dai, 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 che ce la facciamo arrivare prima noi. Dai, dai, dai. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Siamo in posizione. Ora loro spareranno, vedete, in automatico. Basta un po' il volume che è altissimo. Posso lanciare delle granate. Le seleziono da qua, in base anche a quale soldato lanciarle. Ma in questo caso. No, aspettate, le riseleziono tutti. Vediamo un pochettino, se mi danno altre indicazioni. Posso richiedere nuovi ordini, ma ora non c'è motivo. Attenzione, questo ha visto quest'altro qua giù. Chissà con una granata dove arrivo. Io ci arriverei qui, ma non so se ora sono i miei. No, infatti, vedete,
Ho fatto bene. Lì c'è uno, bravo, ok, ce l'ha fatta. Vedete che riesco a vedere, ovviamente, solo attraverso la visuale dei miei soldati. Ok, togliamoci da questa visuale. Lui l'abbiamo bloccato sul posto. Probabilmente, vedete, lui no, noi non colpiamo lui, lui non colpisce noi. E lo lasciamo inchiodato lì. Il resto dovrà fare la nostra squadra. Si spera che ci riesca. Vedo che siamo in vantaggio. Per ora non ho nuovi ordini. Attenzione, lo so io che vuole fa quello. Granata. Non me la seleziona. Ah, già. Più, meno male la granata mi è andata fuori. Sto cercando di capire se riesco ad arrivarci. Cavolo, via, 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 via. Cavolo, però l'ho salvati un paio. E via costa. Dove va quel maledetto? Cavolo, l'ho giocata proprio male. L'ho giocata proprio male. Speriamo che lui ora ce la faccia. Ovviamente non mi va in modalità spettatore perché potrei aiutarlo con la chat. Quindi rimaniamo così. Me la so giocata male. Vedevo che tirava le granate. Dovevo giocarmela molto meglio. Pazienza, errore da principiante. Oh, sono stati dei kill. Vediamo un po'. Ma chi sta sparando lui che non vedo. Non vedo altre persone. Qua sotto però in effetti me lo segna che è dei tedeschi. Come anche questo. Ed ecco fatto come finisce la battaglia. Abbiamo vinto. Ovviamente grazie a me. Non c'è alcun dubbio su questo. Questi sono i punti che ho accumulato e quello che serve per arrivare al primo grado. Benissimo, possiamo uscire dalla partita. Allora facciamo leave room e torniamo alla nostra lobby. Questo è il gameplay di Divided We Fall. Come al solito vi lascio nelle informazioni del video link alla pagina Steam, così che potete leggere meglio le informazioni riguardanti questo titolo e il prezzo. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video nel canale.